Ciao a tutti da Cyberfantasia. Oggi vi andremo a far vedere e andremo a preparare un classico ciambellone. Oggi andremo a preparare il cosiddetto ciambellone con sciroppo di menta e cocco. Restate con noi e adesso siamo pronti per iniziare per elencare i seguenti ingredienti. Partiamo. Per prima cosa, all'interno di una ciotola andremo ad rompere 6 uova. In questo caso noi andremo a rompere 7 uova perché abbiamo 6 uova, o meglio 7 uova piccole. Però nella ricetta vi consigliamo di utilizzare 6 uova, romperle e metterle all'interno della nostra ciotola. E adesso, dopo aver rotto le nostre uova, andremo ad mettere all'interno della nostra ciotola il cocco. Come vedete qui, hanno yogurt al cocco semplice, facile da acquistare. Ed è un ingrediente buono da utilizzare. E adesso con il recipiente in cui avevamo il nostro yogurt al cocco andremo ad inserire lo zucchero, circa uno e mezzo di zucchero. Che andremo a mettere all'interno del nostro. Questo è il risultato che dovete ottenere. E adesso, sempre utilizzando il nostro recipiente, il nostro bicchiere in cui c'era lo yogurt al cocco, andremo a mettere olio di semi di girasole, un bicchiere. E adesso stessa cosa andremo a fare per lo sciroppo alla menta. E andremo a immergere e a versare all'interno del nostro composto che troviamo all'interno della nostra ciotola. Stessa cosa andremo ad mettere un po' di latte normale. Questo è il composto che dovete avere e dovete ottenere. Adesso andremo ad mettere un po' di farina, lievito per dolci, due bustine. Vi ricordo che la quantità di farina deve essere utilizzata ad occhio. Vi consiglio di andare ad occhio, finché il nostro composto non diventerà denso. E adesso ve lo andremo a far vedere. Questo è il risultato che dovete ottenere, questa è la consistenza che deve avere il nostro composto. E adesso, per renderla più golosa, andremo ad aggiungere scaglie di cioccolato o gocce di cioccolato a vostro piacere. Quantità ad occhio, in base alle preferenze che uno ha. In uno stampo in cui abbiamo utilizzato burro e farina, andremo ad immergere il nostro composto e sarà pronto per essere infornato. E adesso, infornata, andremo ad mettere all'interno del nostro forno, in un forno sintetico, per 45 minuti circa, però sempre d'occhio controllando, a 160 gradi circa. E adesso siamo pronti. E questo è il risultato che dovete ottenere. Il nostro ciambellone con sciroppo di menta e cocco. Come vedete qui,
Potete decorarle il vostro ciambellone come vi pare. Noi abbiamo deciso di decorarla mettendo in una metà del ciambellone cioccolato, Nutella, e sopra andremo ad mettere un po' di cocco. Parliamo di questo. Granelle di cocco. Ecco a voi il risultato che dovete ottenere e che potete ottenere seguendo i nostri consigli. Ecco e voilà! Questa, o meglio, questo è il nostro classico ciambellone, fatto in casa, facile da preparare e buono da gustare. Perfetto per la colazione di tutti i giorni. Questo è quello che dovete ottenere, la consistenza del nostro ciambellone. Morbida e pronta per essere divorata. Se vi è piaciuto la nostra video ricetta, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale di Cibo e Fantasia, lasciate un commento, suggeriteci nei commenti quale video ricetta farvi vedere, illustrarvi. E seguiteci sui social e da Cibo e Fantasia è tutto. Grazie.